L'ospedale civile di Pescara ha inaugurato un importante servizio per le malattie rare per venire incontro alle esigenze di pazienti e loro familiari. Il manager della ASL, Claudio De Mario, spiega perché proprio Pescara. La neonatologia, la intensiva, la chirurgia pediatrica, la pediatria gastroenterologica, l'ematologia pediatrica, tutto questo tipo di presenze specialiste fanno sì che noi vediamo il maggior numero di queste patologie rare e quindi era doveroso istituire un punto di riferimento che fa sia da censimento per la casistica regionale e sia per stare in rete con gli altri presidi regionali ma anche con gli altri centri per le malattie rare a livello italiano, perché poi quello che a noi serve è dare possibilità al cittadino di essere curato localmente o presso i centri specializzati. Il professor Giulio Lombardi è responsabile di questo particolare servizio. Per rispondere all'esigenza di tutti i cittadini che sono costretti ad emigrare per poter seguire i propri figli ma anche se stessi, perché le malattie rare colpiscono bambini ma colpiscono anche gli adulti naturalmente secondo modalità e tempi diversi, ma l'importanza è quella di avere a disposizione la possibilità di un registro, di un coordinamento, di sapere quanti sono, dove sono e per cui di poter individuare anche quanto occorre sotto il profilo di investimenti statali, regionali per la gestione del tutto. Ancora una volta, protagonista al fianco dei responsabili sanitari, c'è la Onlus Adricesta e come sempre in prima linea la dottoressa Carla Panzino. Noi siamo coordinatori, quindi veramente un grande grazie all'ASL e alla Regione che hanno voluto omaggiarci di questo incredibile sportello aziendale, sperando di poter aiutare il maggior numero di persone possibili.